Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi ho deciso di farvi un video haul, però non un video haul di cosmetici, bensì di arredamento della casa, perché un paio di giorni fa la mia amica mi ha chiesto se andavamo a Udine a farci un giro in un centro commerciale, diciamo all'aperto, in cui ci sono diversi negozi, tra i quali c'è Maison du Monde, un negozio di cui io sono pazzamente innamorata e che trovando Milano non ho potuto fare a meno di comprare qualcosina per arredare e abbellire un pochino la mia casa. Iniziamo subito con gli acquisti. Innanzitutto ho voluto acquistare due cuscini da mettere sul divano. Il primo cuscino è questo, dai colori molto neutri, con la scritta Home is where love is. Home is where love is. L'ho detto giusto? Sì, miracolo. Cuscino molto semplice, molto carino, che sta anche in tinta sul divano, che è un marrone scuro, sembra quasi grigio. Quindi questo è il primo cuscino che andrò a buttare, eccolo là, direttamente sul divano. Il secondo cuscino che ho comprato, scusate se mi inchino, intanto c'è il gatto che passa davanti, è questo cuscino qua, eccolo, esattamente questo. Questo ha tutte queste righine colorate e invece in questo cuscino c'è scritto Maison Campagne. Anche questo mi piace molto, molto carino, con colori chiari, tenui, che comunque ci sta bene nell'arredamento del mio salotto. Anche questo buttiamolo direttamente sul divano. Poi cosa ho preso? Mi chino un'altra volta. Ho preso un orologio. C'erano tanti orologi che mi piacevano tantissimo. In realtà io sono andata a prendere uno di quelli che costavano di meno. Infatti in questo orologio c'è anche scritto l'ho pagato 11,90 euro. Ed è esattamente questo. Mi allontano un pochino, avvicino un pochino. Molto carino, molto semplice. C'è scritto Provence, Herbe e Aromat, Mât de Source, che non so cosa significhi, Parfum du Sud. Comunque molto carino, sicuramente è un orologio un po' più da cucina, ma io ho deciso di metterlo qua in salotto perché comunque ci sta bene con l'arredamento. Quindi questo è un altro pezzo che metterò via. Poi cosa ho preso? Ho preso questa scritta molto molto carina da appendere al muro. Esattamente Home Casa, che infatti è molto carina, l'ho pagata, c'è anche scritto qua dietro, questo è il gatto, lui non l'ho acquistato da Maison du Monde, l'ho pagata 11,99 euro e ho intenzione di appenderla all'ingresso della casa, dove ho praticamente i due specchi di Ikea, quelli larghi così, che sono un po' ondulati, non so se avete presente, comunque gli specchi costano pochissimo sui 8 euro, una roba del genere, li ho appesi all'ingresso e voglio metterci sopra questa scritta che trovo molto molto carina. Intanto il gatto ha deciso di fare il video con noi e sarà la guest star di questo haul. Altro acquisto molto carino, sono passata ai quadri. Ho preso questo quadro che non riuscirò mai a inquadrare tutto quanto. Questo quadro con la Tour Eiffel, sempre dai colori molto neutri. Io poi adoro Parigi, mi sono innamorata di questa città perché ci sono andata ad agosto. Sì, sono andata ad agosto con il mio ex ragazzo. Questa città mi piaceva, mi è piaciuta tantissimo. Mi sono innamorata. Ho visto questo quadro che, tra l'altro, non so se si veda, però la Torre Eiffel è piena di brillantini. Qua ci sono un sacco di scritte, insomma, è molto carino. E questo l'ho pagato, vediamo qua c'è scritto 19 euro e quindi anche questo da appendere in salotto. Poi ho preso altri tre quadretti, eccoli qua. Ho preso questi tre quadrettini, uno, due e tre. Ecco, questi tre quadrettini che ho pagato pochissimo perché se non sbaglio costavano sui 3,50 euro e ho intenzione di appendere sempre in salotto e metterli tipo un po' sfasati, non so, partendo magari dal più alto fino ad arrivare al più basso, così in fila. E mi piacciono veramente tanto, comunque stanno bene appunto con tutto il resto di quello che ho comprato e stanno secondo me molto bene anche nel mio salotto. Ultimo acquisto che però non ho preso da Maison du Monde, bensì ho preso da Lidl.
perché è uscita un paio di settimane fa, adesso non mi ricordo, comunque una sorta di collezione shabby chic, diciamo, dalla Lidl, dove c'erano appunto diversi pezzi di arredamento in stile shabby. E io sono andata alla Lidl in realtà a farmi la spesa e ho trovato una cosa molto carina che infatti ho voluto acquistare perché costava circa sui 10 euro e lo trovo anche molto utile. E adesso vi farò vedere. Ed è questa, mi è ancora in scatolata, comunque è questa bacheca che praticamente appunto si vede benissimo dalla foto. È questa bacheca bianca. Che all'interno ogni riquadro praticamente ci sono certi riquadri bianchi e certi riquadri hanno tipo dei fiorellini, questo riquadro ha dei cuoricini, quest'altro ha altri fiorellini, molto carina, ma soprattutto la trovo molto utile perché ho intenzione appunto di metterci all'interno gli smalti e io adesso non so la grandezza di questi riquadri, ma se sono abbastanza grandi ci metterò dentro anche i profumi che sto utilizzando adesso, che sono il Narciso Rodriguez e il Kenzo Amour, quello con la confezione fucsia. Insomma, ragazze, questo era il mio ultimo acquisto, questo più che un haul è un mini haul. Chiaramente io tento di non spendere tantissimo perché comunque sono ancora all'università, però ogni tanto quando trovo qualche pezzo d'arredamento per rendere la mia casa un po' più moderna, visto che io ho una casa con arredamento anni 70, ogni tanto cerco di prendere qualche pezzo che dia un po' di stile alla mia casa. Spero che questi acquisti vi siano piaciuti e vi mando un grande bacione e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazze!